Ciao a tutti ragazzi, nel video di oggi vediamo altri esercizi a corpo libero per quanto riguarda la mobilità articolare e lo stretching. Per fare questi esercizi basta veramente poco, basta avere un tappetino come questo che ho io e anche un piccolo spazio a disposizione per potersi muovere, quindi potete farli sia da casa che anche in palestra quando avete un po' di tempo libero e soprattutto vi consiglio di praticare questi esercizi con costanza, di non sottovalutarli anche se sembrano a vederli degli esercizi banali tra virgolette oppure anche esercizi semplici. In realtà non è così, sono esercizi che richiedono concentrazione, controllo del proprio respiro e vi assicuro che se dedicate del tempo e soprattutto pazienza alla pratica di questi esercizi, impegnandovi chiaramente, otterrete dei grossi benefici per quanto riguarda il vostro benessere psicofisico e anche quando vi allenate potrete notare dei miglioramenti. Questo perché la mobilità articolare permette di avere una maggior consapevolezza del proprio corpo, vi permette di essere più elastici nei movimenti, anche più fluidi quando magari fate degli esercizi e dei movimenti particolari a corpo libero oppure anche nei vostri allenamenti di box. Ecco, il mio consiglio è quello di praticare questi esercizi perché se ve li faccio vedere un motivo c'è, nel senso che per uno come me che viene dagli sport da combattimento e quindi da allenamenti molto stressanti dal punto di vista aerobico e anche anaerobico, perché come tutti quelli che praticano sport da combattimento si sa molto bene che gli allenamenti di questi sport sono allenamenti veramente stressanti, e da quando ho iniziato a praticare questi esercizi mi sono reso conto che ho migliorato notevolmente le mie prestazioni fisiche negli allenamenti e soprattutto ho migliorato la mia mobilità articolare, il mio range di movimento e quindi riesco ad essere più fluido e anche più esplosivo in certi movimenti specifici proprio per il pugilato. Mettete un like se vi piace questo video, iniziate a praticarli e soprattutto scrivetemi nei commenti qui in basso come vi trovate nella pratica di questi esercizi. Ok, partiamo da questa posizione, a sedere sui talloni. Appoggio la mano destra al tappetino, inspiro ed estendo il braccio sinistro verso l'alto. Con la testa vado a guardare la mano e butto fuori l'aria. Inspiro, appoggio la mano sinistra. Questo. Inspiro al centro. Mi raccomando, il sedere rimane sempre attaccato ai talloni, quindi non è che mi sposto quando vado di lato da una parte o dall'altra. Quindi appoggio la mano, inspiro, inspiro al centro, butto fuori l'aria di lato e cerco di piegarmi bene sia da una parte che dall'altra, 5-6 volte. Poi mano destra sul ginocchio sinistro, ruoto di lato e spingo con la testa verso l'alto. Una volta, inspiro al centro, inspiro, quindi una mano tocca il ginocchio opposto e l'altra dietro la schiena e faccio finta di avere come un filo che mi spinge verso l'alto la testa quando ruoto lateralmente. Inspiro. Questi esercizi vanno fatti lentamente per prendere il più possibile consapevolezza del proprio corpo mentre mi muovo, controllando la respirazione. Inspiro. Anche qui lo faccio 5-6 volte e poi ritorno al centro di nuovo come prima. Inspiro. Di lato. Inspiro.
e di nuovo, come prima. Mano sinistra, ginocchio destro, ruoto e spingo con la testa verso l'alto. Inspiro. E stop. Poi ci mettiamo in quadrupedia, ginocchia appoggiate a terra, mano completamente appoggiata a terra, le dita aperte della mano, che è per prendere consapevolezza proprio del tappetino e quindi del terreno che abbiamo sotto di noi. E adesso faccio delle rotazioni partendo da destra verso sinistra, qua delle rotazioni abbastanza ampie. Cosa vuol dire? Vuol dire che quando vado avanti con le spalle devo superare la punta delle dita, delle mani, e poi torno indietro, ok? Quindi non è che devo fare questo qui sul posto senza sentire un minimo di sforzo, no? Qua inspiro, dietro, movimento ampio, inspiro, tiro, cambio dall'altro lato, da sinistra verso destra, inspiro indietro, butto fuori l'aria in avanti, inspiro. Ok, benissimo. Adesso sempre da questa posizione estendo la gamba destra e il braccio sinistro in avanti, inarco la schiena qua, inspiro, butto fuori l'aria, inspiro. Anche qui 5-6 volte, poi la gamba destra la appoggio a terra, appoggio la mano sinistra, addome, glutei, gamba contratta, quindi core attivo, ok? Mi permette di mantenere l'equilibrio in questa posizione e di estendere ruotando verso l'alto il braccio destro qua. 1, inspiro, 2, inspiro, 3, inspiro, 4, inspiro, 5. Se non tengo l'addome e i glutei contratti, succede che posso perdere l'equilibrio e rischio di cadere di lato. Quindi schiena dritta, contratto qui, glutei, ok? Per essere sicuri di averli contratti, con la mano posso anche darmi dei piccoli pugni, per esempio. Questo è un metodo che utilizzava un mio allenatore di funzionale per farmi capire come si fa a mantenere un muscolo contratto, in questo caso il core, in determinate posizioni. Quindi lui mi diceva: pensi di avere l'addome contratto? Bene, vediamo subito. Lui veniva, mi dava dei piccoli pugni, l'addome era mollo, quindi non era contratto. Quindi potete fare così per assicurarvi di avere tutto contratto, e ovviamente deve essere duro il muscolo, ok? Stessa cosa, torno al centro, estendo la gamba sinistra e il braccio destro in avanti. Inspiro, inarco bene la schiena qua, inspiro, ok, gamba tesa, l'appoggio a terra, appoggio il braccio destro, il braccio rimane teso, addome contratto, estendo verso l'alto il braccio sinistro, 1, inspiro, 2, inspiro, 3, inspiro, 4, inspiro, 5, facciamo un'altra volta, 6, ok, qui torno al centro, estendo le gambe, plank, vado giù a terra,
inspiro, estendo le braccia e la schiena verso l'alto qua, quindi cobra e cane a testa in giù, punto i piedi a terra e conto 1, plank, giù, inspiro, 2, qui spingo bene indietro, ok, portando il culo verso l'alto, qua, giù a terra, 3, quattro, inspiro, 5, facciamo ancora, cobra e 6, ok, poi adesso alzo la gamba destra, la porto avanti al posto della mano destra, quindi stacco la mano destra, cerco di tenere la gamba sinistra tesa, se non ce la fate appoggio il ginocchio e estendo verso l'alto e ruoto di lato, braccio destro qua, 1, inspiro, 2, inspiro, 3, inspiro, 4, inspiro, 5, inspiro, ultimo, 6, appoggio la mano destra, ruoto di taglio il piede sinistro, mi sposto con il peso sulla parte destra e col braccio sinistro qua ruoto, 1, core attivo, quindi glutei attivi, coscia attiva, addome attivo, qua contratti, 2, 3, 4, 5, ancora, 6, torno al centro, cane a testa in giù, spingo bene indietro, culo in alto, alzo il piede sinistro, cercando di non fracassarvi il piede nel termosifone come rischio io, e poi porto il piede sinistro al posto della mano sinistra, questa posizione cercando di tenere tesa la gamba destra, spingo e ruoto il braccio sinistro verso l'alto, 1, inspiro in basso, 2, inspiro, 3, inspiro, 4, inspiro, 5, inspiro, 6, poi appoggio la mano sinistra, ruoto di taglio il piede destro, quindi gamba destra deve stare tesa, non devo fare questo o perdere l'equilibrio, ok? Quindi sono con il peso del corpo sulla mano sinistra, il piede sinistro, questa contratta attiva e questo, 1, guardo la mano destra che va verso l'alto, 2, 3, 4, 5, 6 e sto, torno al centro, ok, e vado in questa posizione qui, ok, anche questa posizione che può sembrare una posizione banale, diciamo così, in realtà uno, un amatore si è molto legato con l'anca e con la mobilità delle articolazioni, non riesce a mantenere questa posizione, anch'io a volte faccio fatica perché per mantenerla in maniera corretta la schiena non deve fare questo, ma devo spingere proprio in avanti con la parte bassa della zona lombare per mantenere la schiena dritta, le spalle indietro, quindi non sto qua, qui, ok, se fatta bene questa posizione richiede impegno e dopo un po' inizierete a sudare perché comunque è anche faticosa, quindi child squat si chiama, ok, da questa posizione adesso io porto indietro mano sinistra, mano destra e faccio il ponte, quindi 5 volte inspiro, estendo in alto, ok, anche questo per farlo fatto bene devo spingere in alto, contraggo i glutei per spingere il più in alto possibile per fare proprio questa sorta di ponte, qua 1,
Molte persone non riescono ad andare bene in alto, arrivano qui oppure qui, pensano di farlo bene, no? Inspiro, uno, due, tre, quattro, cinque, perfetto, questo è il ponte, ok? Poi da questa posizione ritorno al centro, qui, adesso io mi giro per farvi vedere a voi l'esercizio, sono qua al centro, pianta dei piedi completamente appoggiata a terra, faccio delle piccole oscillazioni spostando il peso da un tallone verso l'alto, mantenendo sempre la pianta dei piedi appoggiata a terra e la schiena dritta, spalle indietro, ok? Qui oscillo da una parte all'altra, quindi sposto il peso del corpo da una gamba sull'altra, qua, ok? Adesso dal di qui appoggio le mani, estendo di lato in questo caso la gamba destra, ok? Quindi sono qui, poi ruoto il piede destro all'interno e vado a finire sul tallone. Da questa posizione incrocio con le mani, mi sposto dall'altro lato e vado con la gamba sinistra tesa, ok? Inspiro al centro, schiena dritta, anche quando mi sposto di lato non devo andare troppo in avanti qua rischiando di cadere in avanti, dritto, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, ruoto, qua, sono in questa posizione, rimango qui un attimo, ok, muscolo iliopsoas all'interno del nostro corpo, allungo il muscolo psoas, sono qua, inspiro, rimango in questa posizione, conto 4-5 secondi, poi spingo il peso all'indietro ed estendo la gamba avanti, qua, anche qui cerco di abbassarmi mantenendo la schiena dritta, non devo fare questo, no, schiena dritta, sguardo in avanti, sono qui, rimango un po', 4-5 secondi in questa posizione e poi cambio, vado in avanti e conto 1, inspiro, 2, 3, 4, 5, torno al centro, lo faccio con l'altra gamba, qua, sono qui, quindi gamba sinistra tesa, destra piegata in avanti, schiena dritta, sguardo avanti, conto 4-5 secondi, inspiro, espiro, vado indietro, stendo la gamba avanti, quindi la gamba destra, schiena dritta, conto 4-5 secondi, e poi cambio, avanti, 1, 2, 3, 4, 5, stop. Adesso torno al centro, mi siedo a terra, ultimo esercizio. Quindi questo è più di stretching per allungare bene la muscolatura e quindi per rilassarmi alla fine di questa serie di esercizi fatti in maniera dinamica possibilmente. Estendo la gamba sinistra, raccolgo la gamba destra, quindi appoggio la pianta del piede destro sulla coscia sinistra. In questa posizione con la mano devo cercare di spingere in basso il ginocchio destro. Quindi sono qua. Se non sei slegato con le articolazioni, probabilmente quando ti siedi avrai il ginocchio in alto, ok? Io lo spingo verso il basso per aprirmi proprio a livello dell'anca, qui,
Ok, questa posizione qua. Quindi punta rivolta all'interno, verso di noi. Sono qua. E faccio questa rotazione del busto cercando di portare il braccio destro in allungamento con la mano sinistra. Afferro il piede, se non riesci a prendere il piede va bene anche la caviglia, e mi estendo di lato con il braccio destro cercando di arrivare al piede sinistro. Anche qui inspiro, vedete che quando butto fuori l'aria cerco di allungarmi piano piano con il braccio destro, quindi controllo la respirazione. E allo stesso tempo il ginocchio non va verso l'alto ma spinge verso il basso, e anche qui addome all'interno e rimane contratto. Poi cambio con l'altra gamba, quindi estendo la gamba destra, raccolgo la gamba sinistra. Quindi pianta del piede sinistro appoggiata al ginocchio, alla coscia destra, punta del piede destro rivolta all'interno verso di noi. Ok? E anche qui inspiro, ruoto e estendo di lato, cercando di portare la mano sinistra il più vicino possibile al piede destro. E controllo la respirazione. Inspiro. 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 Ok, recupero bene, poi torno di nuovo al centro e questi esercizi per oggi sono finiti.